Ciao, eccoci per un nuovo video. Oggi è il 17 ottobre 2022, quindi facciamo una restituzione e intanto vi restituisco i miei ringraziamenti a tutti gli amici che ieri mi hanno fatto gli auguri, quindi grazie, gentilissimi. Sempre molto apprezzati, ovviamente. Quindi vi faccio una restituzione perché ho sentito, letto e visto delle cose che mi fanno incazzare. Intanto, però, vi dico che oggi vi riporto, almeno vi faccio vedere un po' di mare di nuovo, perché ormai è passato un po' di tempo dall'ultima breve, leggerissima operazione, quindi ormai me la sento di andare anche un po' più lontano invece delle solite zone vicino casa per la camminata terapeutica. Allora oggi sono ritornato al mare, sul lungomare, come faccio normalmente. Siamo di fronte al Gaslini di nuovo, quindi oggi vi faccio vedere il mare. No, sto un po' meglio, quindi ok. Allora, questo video chiaramente è una restituzione e andrà anche nella playlist, dove ci sono tutta la lunga serie di video su cosa impedisce una politica alternativa, perché purtroppo questo per me resta un tasto dolente, la denuncia dell'insufficienza politica dell'area del dissenso, la sostanziale mancanza di vere prospettive adeguate al presente sotto tutti i sensi, da tutti i punti di vista, e quindi la mancanza di statisti o possibili statisti per questa area. E questi problemi condannano questa area a non parlare con la società civile, a rimanere chiusa nelle sue coordinate. Eccoci al mare di Genova. Questa mancanza si vede, che poi no, è tutta una questione culturale di comunicazione, no? E la vediamo benissimo, se la vogliamo vedere, appena scorriamo righe, contenuti, video, eccetera, che fanno parte di quest'area, no? Quando parlo, poi volevo dire, no, c'è un amico che su Facebook, no, quando parlavo di queste playlist su cosa impedisce una politica alternativa, che sia una playlist di video che una categoria del blog dove ci sono vari articoli che si occupano anche di questa cosa, no, mi ha chiesto, no, ma riguardo al fatto cosa impedisce la politica alternativa, mi ha chiesto: ma fra i problemi ci metti anche quello che ha detto Kissinger? No, e adesso non avevo neanche capito esattamente a cosa si riferisse, e cosa che mi ha fatto sorridere. Dico: no, dico, non parlo dei problemi esterni, sistemici o di varie figure che influirebbero sulla politica italiana impedendo una politica alternativa. Parlo assolutamente di questioni endogene, interne all'area del dissenso, di sufficienze, di mancanza di prospettive e di sostanziale ancora forte ideologizzazione di quest'area, perché purtroppo che poi determina tutta una serie di cose. Allora veniamo nello specifico, parliamo di un video che ho visto, poi vi metto ovviamente nei riferimenti, nelle informazioni di questo video, tutti i link necessari, andate a vedere. Un video di un'intervista del vaso di Pandora alla pur brava Tiziana Alterio, giornalista e militante, e un altro brevissimo video della Finanza sul Web sulla questione che è sulle che sui media mainstream
ha avuto in questi giorni una certa attenzione, che è quella della pallavolista italiana di colore. Egonu, Eglonu, adesso non mi ricordo bene neanche come si chiama. Allora, vabbè, allora l'intervista del vaso di Pandora a Tiziano Alterio, vabbè, io già ne ho parlato di Tiziano Alterio, no? Come mi ricordo che su un articolo proprio, mi sembra, riportai proprio una sua lunga frase che riguardava Putin e la Russia, mi sembra, no? La riportai proprio virgolettata, precisa, perché lei ha voglia a dire, no? Perché l'intervista è un'occasione del suo ultimo libro, che è su Putin, no? Putin, l'uomo di ghiaccio che sfida l'Occidente, una cosa del genere. Adesso non l'ho letto, non l'ho visto e mi ricordo più o meno come il titolo, il sottotitolo, e potrei sbagliarmi in qualche termine. No, quindi lei ha fatto questo libro premettendo addirittura che lei non prende, rimane neutra, non prende le parti né di Putin né dell'Occidente, e va benissimo, questo andrebbe benissimo. Poi però, cioè, qui ragazzi dobbiamo deciderci e dobbiamo capire la limitatezza, per non dire peggio, di alcune argomentazioni, perché c'è una evidente disparità di visione, di trattamento fra ciò che fa l'Occidente, sul quale io sono il primo ad essere critico, assolutamente, perché tradisce tutti i suoi valori, soprattutto i valori su cui in teoria l'Occidente e il mondo si è ritrovato nell'ultimo tentativo di conciliazione politica e culturale, che è la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 48, no? E quindi poi ha fatto di tutto l'Occidente per tradire queste cose qui, no? Le élite che governano l'Occidente e gran parte del mondo hanno fatto tutto, e nessuna politica è riuscita veramente a prendere su di sé questi valori e quel punto storico fondamentale per farne contenuto politico e operativo. E quindi poi ci ritroviamo ad essere schiavi della tecnocrazia, della tecnica, del transumanesimo e tutte queste cose che si stanno piano piano applicando, appiccicando sulla nostra pelle. Quindi pur riconoscendo il fatto che, a differenza di altri dell'area del dissenso, l'Alterio ha una posizione generalmente più corretta, perché se non altro è consapevole di alcune tendenze, tant'è che lei più di una volta, no, fa riferimento ai problemi, quindi alla negatività dell'ideologia gender e della questione del gender, che riporta direttamente al transumanesimo, e quindi lì è correttissima, quindi le riconosco questa superiorità rispetto a tanti altri intellettuali di sinistra che, no, snobbano la questione del gender come no, una politica identitaria divisiva, contenuti, no, se non addirittura li ridicolizzano come se fossero sciocchezze americanoidi, no, mentre invece stanno formando la forma mentis dei giovani, con cui non è più possibile parlare, non sarebbe più possibile parlare, non è più possibile parlare di politica, di sociologia in maniera corretta, perché ormai sono per gran parte deviati da questi problemi. Ho sentito una scossetta sulla ringhiera, e a meno che qualcuno gli abbia dato una botta, boh, forse c'è stata una scossetta, va bene. Quindi no, è corretta da questo punto di vista rispetto ad altri intellettuali e voci dell'area del dissenso, però non è corretta nei confronti, perché alla fine lei ha voglia di a fare le premesse che non è putiniana, ma di fatto lo è. Non solo, lasciamo stare perché dice, no, che Putin ha fatto un intervento da statista, no?
va bene, l'ultimo intervento famoso che avrebbe fatto una messa alla Fano, che ha fatto una messa alla Fano, che ancora devo ascoltare tra l'altro. E suggerendo il fatto, a precisa domanda, che non sia un dittatore, no? Perché il dittatore perché avrebbe un grossissimo consenso popolare. E no, quindi questo non lo renderebbe un despota, un dittatore, no? Beh, voglio dire, anche Mussolini aveva un grosso consenso popolare, anche Hitler aveva un grosso consenso popolare, cioè non capisco assolutamente questa. Cioè c'è questa disparità di analisi e di, no, e di critica tra la Russia e Putin e l'Occidente, no? Quindi dove tutto il male, sì, in teoria si dice, per carità, Putin e la Russia non sono perfetti, però comunque tutto il male sta di là, no? E allora se non sono perfetti, però allora troviamole alcune queste non perfezioni, perché se no l'accusa di essere tutti filo antiputiniani, quindi l'accusa che ci fa il sistema di essere sostanzialmente inaffidabili, complottisti, negazionisti, tutto quello che volete, antiscienza, Novax e compagnia bella, beh, ma è perché non siamo in grado più di veramente di parlare da un punto di vista equilibrato, semmai lo siamo stati, no? E i pochi statisti che lo sono stati, che hanno agito veramente da statisti, hanno fatto la fine che hanno fatto, senza fare nomi, perché li sapete, in un modo o in un altro. E anche loro avevano degli effetti, sicuramente. Ma poi c'è la questione, nel video dell'Alterio, oltre alla questione appunto, no, del consenso popolare, che secondo me non vuol dire niente, e soprattutto da quando esiste internet, da quando il sistema usa ampiamente l'elettronica in tutto, io francamente non mi fido più di niente, di sondaggi, di niente, tendo a non fidarmi più di niente, perché so che nelle leve del potere dell'informazione non ci sono persone affidabili, no? Quindi magari i sondaggi saranno tra le cose meno manipolate, no? È più facile che si manipoli un'elezione, come abbiamo visto in America, che un sondaggio, però non mi fido, no? Poi un'altra cosa riguardo a quello che avrebbe detto Putin, no? Gli fa la domanda, l'intervistatore gli fa la domanda, dice, ma cosa intende Putin? Perché ha detto, no, che sarebbe disposto a fare qualsiasi cosa per difendere la Russia. E lei ha chiaramente detto, e ovviamente questo fare qualsiasi cosa è stato preso dall'Occidente, è stata presa la palla al balzo dal mainstream dell'Occidente, no, per dire che Putin fa una minaccia nucleare. Poi non lo so se ha detto altre cose per cui Putin, mi sembra che l'abbia detto, comunque faccia in qualche modo riferimento alle armi nucleari, se è messo alle strette, però non sono sicuro e non vorrei dire cazzate. Comunque rimaniamo solo a questo, perché senza, allora, lei ovviamente non si è parlato nella domanda del nucleare, ma lei evita questa cosa assicurando, con un esempio, assicurando che Putin non intendeva, anche non nominandolo, non intendeva quello, e fa l'esempio della guerra in Cecenia, quando una scuola fu presa da terroristi, no? E lì praticamente Putin fece intervenire dei corpi speciali che uccisero i terroristi, e uccisero però anche parecchi cittadini russi, no? E quindi lei dice, ma no, Putin intendeva questo, che cosa, no? Quindi implicitamente non arriverebbe a sganciare le atomiche per difendere la Russia, no? Però sicuramente è una persona che non si tira indietro di fronte a scelte violente senza riguardo per i cittadini stessi della Russia, no? Questo arriverebbe, no? Quindi però implicitamente c'è un, non dico un assolvere, no? Ma un assolvere Putin, ma a un declassare
il terrore putiniano che l'Occidente cerca di instillarci nelle menti, perché questo c'è questa manovra sicuramente, nel divide et impera a questo porta normalmente il sistema, questo fa come divide et impera, però insomma, no, che noi si debba dar per buono, no, queste giustificazioni, questa interpretazione buonista, no, dell'operato di Putin, no, perché poi si evoca anche, si parla anche dei suoi accenti in questa conferenza, in questo discorso, spirituali, antisatanistici, tutte queste cose qui, no? Beh, insomma, io non lo so se noi in questa epoca siamo arrivati ad ammettere come statisti con un alto grado di spiritualità, no, gente che comunque fa la politica con i carri armati, no? Voi direte, ho capito, però gli Stati Uniti hanno quasi 200 basi in tutto il mondo, sono il paese più militarizzato, quello che fa la guerra, tutto vero, per carità. Però, se permettete, io pretenderei da un leader spirituale o spiritualista una diversa presenza etica, un diverso uso di tutte le armi dello Stato di diritto, una diversa, appunto, presenza fatta in modo diverso. E infatti più volte ho scritto che Putin aveva l'occasione di essere il Kennedy del nuovo secolo. No, ricordiamo che Kennedy bloccò in acque internazionali i missili, si è preso un sacco di rischi, ma non ha tirato un colpo, non ha bombardato niente, non ha, no? Quindi Putin poteva arrivare a farsi sentire dal mondo silente e disinformato di quello che stava accadendo nel Donbass, in Ucraina al 2014, e mettere in guardia tutti su ciò che stava facendo l'Occidente in altri modi, senza sganciare, usando anche una deterrenza militare, ma non sul campo, minacciata, con una diversa presenza da statista, no? Uno statista gandhiano che non c'ha il dito sul grilletto, e che però sappiamo tutti che c'ha il grilletto, no? E invece no. Quindi, no, questa anche questo sottolineare questi contenuti, no? Che sono contenuti propagandistici. Ma possibile che c'è la propaganda? Siamo tanto bravi a analizzare la propaganda dell'Occidente e non vediamo la propaganda della Cina, della Russia. Cioè, se questa non è un'impostazione fallace, ideologizzata, che ancora risente delle scorie, delle ideologie di cui dobbiamo liberarci, perché sennò non riusciremo mai a parlare con il cittadino italiano medio e con il cittadino orientale medio, quanto mai oggi reso ignorante dalla distruzione della scuola, dall'analfabetismo funzionale, reso rissoso dai social media, disinformato da decenni dai media. Quindi il cittadino occidentale medio oggi non capisce una mazza, perché è totalmente disinformato e distratto nei suoi ragionamenti e distorto nei suoi ragionamenti, e noi non facciamo altro che in ogni caso sottolineare il bottone del divide et impera su cui il sistema campa da una vita. E poi ha voglia a parlare di Goebbels, a parlare dei libri che analizzano le tecniche della propaganda. Ho capito, però allora questa consapevolezza mettiamola in politica in maniera realistica, consapevole, responsabile, per creare una nuova narrazione politica che non evochi un divide et impera. Perché anche se le ideologie hanno più poco senso, ma al sentimento delle ideologie e comunque in un'impostazione culturale, familiare,
tutto quello che volete, delle persone più progressiste o più conservatrici c'è in ogni caso. Quindi no, dobbiamo trovare una sintesi che piano piano sgonfi questa cosa e ritrovi una unità superiore, una sintesi superiore nella testa della gente, in modo da far vedere che lo Stato di diritto potrebbe essere gestito in modo completamente diverso, nonché la nostra vita civile, nonché la narrazione di un pensiero unico che adesso fa acqua da tutte le parti, ma è così pervasivo, convincente e accattivante, soprattutto per i più giovani, da cui è difficile veramente scansarne la presa e l'appeal. No, quindi ci stanno questi grossi problemi. No, quindi poi andiamo, ce ne sono anche altri problemi, delle cose che ha detto l'Alterio, ma adesso non mi ricordo tutto. Poi andiamo all'altro video, brevissimo video di poco meno di 3 minuti della finanza sul web. No, vabbè, anche qui canale che io lo conosco da relativamente poco per via della politica, magari questa è come tanta altra gente, purtroppo anche la narrazione antisistemica, no? E quindi anche il popolo del dissenso si ritrova a vedere, a sostenere, a dar credito a personaggi che evidentemente vengono da tutte altre tradizioni, da tutte altri mestieri, da tutte altre professioni, che poi magari, probabilmente, vista la crisi di questi ultimi anni, no, poi si sono gettati in politica per, no? Cioè io da un canale che si chiama La Finanza sul Web mi aspetterei di vedere video contenuti che mi spiegano come investire quei 2 soldi che non ho, magari se mi conviene sotterrarli, toglierli dalla banca, investirli in dollari, in bitcoin, in oro, queste cose qui mi aspetterei, no? Però vabbè, ormai ci abbiamo influencer che vengono dalla psicologia, influencer che vengono dall'olismo, dallo yoga, dal counseling, da tutto quanto, no? E ce l'abbiamo tutti in politica, no? Quindi questo problema di queste nuove professioni che evidentemente si sono viste grazie alla crisi dal 2008 in poi mancare la terra sotto i piedi professionalmente, si sono ormai molti riciclati nella politica sostanzialmente, no? Ce ne abbiamo tanti di questi influencer che vengono da tutte altre tradizioni, che hanno cambiato vita, che si sono evoluti, che hanno avuto un'illuminazione, che hanno abbandonato tutto e che no, vabbè, questo poi però fa parte dell'abbassamento qualitativo culturale di un'area che già appunto risente sempre delle ideologizzazioni, adesso risente sostanzialmente dell'antipolitica portata dalle posizioni di questi nuovi professionisti che sono diventati influencer della politica, e quindi dall'antipolitica di questi che è andata a sostenere di fatto, anche se poi non oggettivamente, però poi di fatto è così, l'antipolitica generata dal tradimento, dal tracollo del 5 Stelle. L'altro video, questo qui della finanza sul web, che parla di questa pallavolista italiana che ci ha avuto quel problema, lei praticamente è italiana ma è nera, ovviamente è italiana a tutti gli effetti, è cittadina italiana, non c'è niente da dire, no? Ovviamente. E praticamente io non l'ho seguita, ho letto solo titoli, ho sentito delle argomentazioni, ma non ho letto nessun articolo. Comunque, da quello che ho capito, sarebbe stata aggredita sui social media da qualche imbecille che gli ha chiesto perché è italiana, no? E sui social media, insomma, ormai sappiamo benissimo che le domande non sono mai innocenti, no? Per cui, no, perché il perché sei italiana è equivocabile, perché se io gli avessi chiesto
come hai fatto a diventare italiana? Allora lei mi avrebbe detto, guarda, oh, sono nata in Italia, la famiglia... Ci avrebbe spiegato, no? Però ovviamente era una domanda provocatoria, lei ci è rimasta molto male e quindi poi credo che voglia lasciare la nazionale. Poi, insomma, è una cosa che non ho seguito, non mi interessa. Il video della finanza su web, quindi lei è stata in ogni caso soggetto a una cosa deprecabile, poi non mi interessa se lei è sostanzialmente mainstream, se lei accetta, promuove il globalismo, non mi interessa perché non può interessarmi ora come ora, no? E invece non so chi è la donna che fa questo breve servizio, e il contenuto di questo servizio, che è drammatico secondo me, no, inizia a mettere in dubbio tante cose, fa delle premesse che sono assolutamente scorrette contro il globalismo, e addirittura, no, perché lei parla male della cultura woke, no, quindi, noi lo sappiamo benissimo che c'è una forzatura sui diritti umani. No, lo sappiamo benissimo che c'è un uso ipocrita da parte del globalismo, del progressismo, dei diritti umani, un uso scomposto, sbilanciato, ipocrita per favorire il globalismo e il transumanesimo, quindi il controllo globale, digitale e l'interazione sempre più profonda dell'uomo e della vita con le macchine, e quindi il suo controllo sostanziale per fini di potere. Sono completamente d'accordo su questo, ma nel momento in cui lei dice chiaramente che l'antirazzismo sarebbe un valore associato, adesso non mi ricordo esattamente la parola che dice, ma il succo è questo, andatelo a sentire, l'antirazzismo sarebbe un valore globalista, e quindi per questo negativo, no, mi dispiace, non ci sto. L'antirazzismo non è per niente un valore globalista, è un diritto umano, cazzo, no? Cioè, questi sono, poi magari il senso è sbagliato a esprimersi, il testo non gliel'ha visto nessuno, guarda che qui, se vuoi, guarda bene che cosa vuoi dire, perché c'è un problema probabilmente, cioè, e questa è tutta, comunque, no? Fa il paio con tutte le altre inesattezze e cose che politicamente non andrebbero bene, perché sono quantomeno controproducenti se vogliamo andare a sconfiggere la parola grossa, a contrastare un certo tipo di narrazione. Perché non puoi dire queste cazzate? Perché già ti accusano di essere fascista e complottista, no? Così proprio dai buon gioco al sistema di accusarti così, se permetti. No, io posso anche essere contro la cultura woke, il progressismo e la cancel culture, assolutamente, che lei giustamente evoca, questa giornalista, no, e anche l'alterio mi sembra, però dire che l'antirazzismo, mettere in dubbio il valore dell'antirazzismo, associarlo con altre cose, beh no, mi dispiace, non ci sto, anche se ovviamente è uno dei valori su cui il pensiero unico dominante fa perno, ma in maniera ipocrita e sbilanciata e sballata, no? Quindi questo che va denunciato, non semplificando e associando l'antirazzismo a questa cosa qui. C'è questo che ha lasciato... Ah no, torna lì. No, c'era uno che si era alzato e ha lasciato il telefono sulla panchina, ma ritorno. Quindi, cioè, vi riporto lo scoramento nel continuare a vedere queste cose, perché è proprio indice della nostra insufficienza politica e comunicativa, della nostra intesa come area del dissenso, perché non ci siamo, se questi sono gli argomenti, non ci siamo. Un altro problema, e andiamo a chiudere,
ce l'abbiamo con le dichiarazioni di un altro dei leader del dissenso che praticamente no, parla avverte che abbiamo il primo governo che non è antifascista, non è dichiarata, non sarebbe, adesso non mi ricordo, non sarebbe dichiaratamente antifascista, come se in questi ultimi 40 anni i governi precedenti non si siano comportati no, da perfetti governi fascisti, se per fascismo intendiamo il fascismo non quello dell'epoca di Mussolini, ma quello che c'è adesso, che è il fascismo corporativo, no, questo intreccio fra corporazioni globali, stati profondi, massoneria, logge e conglomerati vari di potere transnazionali, no? Quindi questo fascismo corporativo moderno che si fa forte di un pensiero unico dominante progressista che porta verso il transumanesimo e verso il controllo dell'uomo e verso l'annichilimento dell'uomo e della vita, no? Verso un nuovo totalitarismo distopico, insomma, no? Quindi che senso c'ha ancora cavalcare, ancora usare questi aggettivi, questa retorica che ha fatto il suo tempo e che non riscuote il consenso sicuramente nel mainstream, no? Cioè nel mainstream sì, perché o almeno in una parte del mainstream, no? Che però è totalmente ipocrita, no? Il PD dice ah però, no, vedi, qualcosa di giusto la dicono anche loro, no? Perché chi ha gridato al lupo con la Meloni, no? Non dimenticando, non avvisando che i suoi beniamini politici del PD e dei 5 Stelle hanno fatto tutte le politiche finanziarie che vengono dalle elite finanziarie, no? Che se non sono corporative quelle, insomma, se non sono fasciste quelle, insomma, non lo so. E quindi, cioè, alcuni intellettuali sono superati anche dal pragmatismo, anche ignorante, insufficiente, sbilanciato della gente, che però già non sa più parlare di politica, già è antipolitica di per sé. In più riporti in maniera sghemba, in maniera inopportuna perché non serve niente, riporti la questione su quei termini ideologizzati e divisivi e liberissimi di farlo come area, però così ci condanniamo a parlare solo a un'area e addirittura a un'area di questa area, cioè l'area sinistrozza dell'area del dissenso, l'area più sinistrozza, gli altri non li intercetti. E già, no? Quindi rinnovo il mio scoramento nel momento in cui avverto una incapacità non solo politica, strategica, ma argomentativa, intellettuale, comunicativa, e non è solo incapacità, qui c'è proprio la non considerazione delle persone, di che cosa sono, di che cosa pensano, di che cosa fanno le persone e perché fanno e pensano quello che fanno e pensano. Quindi una non considerazione veramente della persona, del cittadino, ma una considerazione di una giustezza, di una esclusiva giustezza, finezza analitica, intellettuale, no? E della ricerca di dire la cosa più corretta e più avanguardistica, no? Più apparentemente creativa, no? Apparentemente che si discosta un po' dalla massa, però non ci allontaniamo dal divide et impera di un millimetro. E questa cosa per me è devastante perché, ripeto,
e vi lascio. La nostra area ha bisogno di una nuova sintesi per parlare con tutta la società civile e c'ha bisogno di nuovi statisti che evidentemente non siamo capaci di esprimere e che secondo me ci sono, come dico sempre, però stanno buoni nella maggioranza silenziosa perché non vedono dove potersi esprimere. Sta arrivando l'autobus, vi saluto, grazie dell'attenzione, al prossimo video.